Salve a tutti, siamo liber eroi, liber come libri, liber come liberi, eroi perché difendiamo il valore della lettura ad ogni costo. Sono Angelica, frequento il liceo classico Oriani, ma sono anche Anna Pia e frequento il liceo scientifico Tedone. Sono Massimo e frequento la scuola Giovanni XXIII, ma sono anche Marco che frequenta il liceo Tedone e sono anche Mirko che è iscritto all'industriale Ferraris. Sono Miriam e frequento il liceo linguistico Tedone, ma sono anche Luisa e frequento il liceo classico Oriani. Sono Angelica, frequento la scuola media Cotugno, ma sono anche Miriana, Martina, Chiara che frequentano la mia stessa scuola e sono anche Liani, Leni e Francesca. Sono Rosa Maria, siamo liberi eroi. Leggere è un'esperienza bellissima, a volte straordinaria, da soli o in gruppo, a bassa o ad alta voce, nella propria stanza oppure in pubblico. Siamo qui in libreria e ci sentiamo a casa. Casa è il luogo in cui ognuno di noi si sente accolto e a suo agio. Abbiamo l'ambizione di far sì che tutti i nostri coetanei possano sentirsi a loro agio in una libreria, possono sentirsi liberi di cercare il libro che ritengono più adatto per i propri gusti, il libro che li faccia amare, sognare, viaggiare, fantasticare, il libro che li porta a vivere più vite. Ebbene sì, perché chi legge non vive solo una vita, ma vive tante altre vite. Per questo siamo qui, in questo momento, per sostenere e rafforzare iniziative che diffondano la passione per la lettura. Per questo siamo qui per sostenere Confabulare, libri fuori dagli scaffali. Perché Confabulare è un progetto bellissimo di cui condividiamo lo scopo. Confabulare entra nelle scuole e grazie all'aiuto di docenti sensibili e appassionati e di scrittori coinvolgenti avvicina i ragazzi dai 9 ai 17 anni alla lettura attraverso la proposta di libri interessanti, attraverso le gare, il gioco, il sano divertimento. A Confabulare succede un miracolo, anche chi non ama leggere. Anche chi ritiene il secchione il lettore appassionato si sente parte. Legge con piacere, sostiene la squadra, gioisce o si rammarica della vittoria o della sconfitta. E alla fine, miracolo anche questo, comincia a provare il piacere di leggere. Quest'anno poi Confabulare si è vestito di nuovo. Non c'è solo la gara di lettura, già quella era bellissima, ma anche la gara sui book trailer. I ragazzi potranno girare un video e metterci tutti gli effetti speciali che vogliono, poi postarlo su YouTube e giudicarlo grazie al meccanismo dei mi piace. Non potranno votare solo gli amici, ma anche genitori e parenti. Così tutti apprezzeranno e veramente vivremo un'esperienza di lettura condivisa. Confabulare tutto questo e anche altro. L'abbiamo sperimentato in passato, ci piacerebbe rifarlo e vorremmo potessero sperimentarlo tutti. Chiediamo ai genitori di sostenere i propri figli e gli insegnanti che sceglieranno di partecipare, e non solo economicamente, non solo acquistando i libri, ma seguendo cosa succede in classe. Chiediamo agli insegnanti di iscrivere le loro classi e i gruppi di lettura a Confabulare. Chiediamo di credere in questo progetto e di condividerlo. Non ve ne pentirete. Chiediamo ai dirigenti scolastici di sostenere le scelte dei docenti e di seguire il progetto con attenzione. Chiediamo a tutti i cittadini di apprezzare il progetto Confabulare e farne davvero uno strumento di cittadinanza attiva. Siamo liberi eroi e siamo qui per sostenere con tutte le nostre forze Confabulare!